Buonasera Maurizio Landini. Buonasera, grazie a voi. Allora, Landini, siamo praticamente a un anno di governo, siamo al culmine dello scontro. Come stanno governando Lega e 5 Stelle, secondo lei? Beh, credo non tanto bene. Le aspettative erano di un grande cambiamento nel Paese, chi li aveva votati, ma credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Le cose vanno peggio e soprattutto questo contratto tra privati che è stato fatto tra due forze politiche che si erano presentate alternative una all'altra stanno esautorando il Parlamento e soprattutto stanno esautorando qualsiasi confronto con le forze sociali. E il cambiamento non si fa in modo autoritario dal centro. Il cambiamento vero si fa coinvolgendo le persone, mettendo al centro il lavoro, i diritti e i bisogni delle persone. Quello che è sotto gli occhi di tutti è che stanno litigando quasi su tutto. Senta, sta per arrivare il ministro Di Maio, sviluppo economico, lui punta molto sul decreto crescita, lei che ne pensa? Siamo ad incentivi su incentivi, ok, va bene rifinanziare i superammortamenti, va bene rifare alcuni provvedimenti, ma siamo sempre dentro questo schema. Il punto è questo, se non ripartono gli investimenti pubblici non c'è crescita che tenga nel nostro paese e tra l'altro siamo un paese in cui la domanda interna è calata, una delle ragioni della nostra crisi è anche il calo della domanda interna. Siamo dentro uno schema di incentivi e disincentivi che secondo me alla fine non cambia, del resto il DEF lo dice in modo molto drammatico purtroppo perché i numeri non tornano e il DEF che dice che nel 2022 con queste politiche la disoccupazione sarà ancora vicino all'11%, capisce che così non va bene? Senta, però si può anche capire, però dice Di Maio deve ancora arrivare il decreto sblocca cantieri, quello le piace? No, come l'hanno fatto è sbagliato, perché non si sono ridotti i tempi, le burocrazie. Si è andati su una strada che riporta al massimo ribasso, si è andati a liberalizzare ancora di più il subappalto, si è tornati a una vecchia logica che era già stato visto che non funzionava quando l'ha fatto Berlusconi, perché siamo tornati al fatto che chi progetta, chi esegue, chi controlla è la stessa persona. Allora noi lì ci vediamo rischi molto seri non di far partire i cantieri ma di peggiorare i diritti e le condizioni di chi ci lavora e in un paese fatto di corruzione provvedimenti di questa natura, appalti, subappalti, sottappalti liberi, come noto sono pericolosi anche sul piano delle infiltrazioni della malavita organizzata. Su questo tema è molto pressante, imbarazzante, forse pericolosa la vicenda Siri. Il problema della corruzione nel nostro paese non è risolto, sono cambiati i governi, ma il problema della corruzione è un problema che è ancora aperto e in questo caso leggi di questa natura non aiutano. Il problema di ridurre la burocrazia è un conto, ritornare in una logica di poca trasparenza e di rischio concreto di infiltrazione credo che sia un errore molto grave, di cui questo governo si assume la responsabilità perché noi avevamo chiesto dei cambiamenti, addirittura c'era stata e c'è stato uno sciopero generale di tutta la categoria dei lavoratori delle costruzioni e il governo continua a non ascoltare mai le persone che lavorano. Però senta Landini, proprio del tema della legalità, della giustizia, della sicurezza, Salvini ha fatto una battaglia identitaria. È che siamo dentro a un uso di questi temi da campagna elettorale che non smette mai in realtà, perché il problema della giustizia e della difesa delle persone non è quella che ognuno di noi si deve armare per mettersi a sparare e neanche l'idea è quella di far passare che noi saremmo un paese invaso, noi siamo un paese di evasori, non un paese invaso. Senta, la colpisce vedere il giorno di Pasqua la foto di Salvini con il mitra in mano, ha fatto molto discutere. Beh, sicuramente non è molto bello, anche perché col decreto sicurezza, così loro l'hanno chiamato, questa idea che ognuno di noi si dovrebbe difendere da solo, si dovrebbe armare, a me sembra un'idea molto sbagliata. Noi paghiamo le tasse per essere cittadini liberi e per avere polizia, carabinieri, uno Stato che ci garantisce dei diritti. Questa idea che ognuno si deve difendere da solo e che addirittura dovremmo armarci, io la trovo sicuramente una cosa non accettabile, sbagliata sia sul piano culturale sia sul piano anche delle politiche concrete. Ma anche lei pensa che questo sia un governo di destra? Ma credo che 5 Stelle e Lega, io continuo a pensare che siano cose diverse. È una fase in cui sta prevalendo molto l'orientamento della Lega e stanno prevalendo logiche che sono molto pericolose, proprio sul piano dei diritti, con un'idea anche piuttosto autoritaria della gestione del confronto e credo che questo sia un elemento molto sbagliato. Landini, torniamo all'economia. Ad ora come sta andando questo governo?
Credo piuttosto male, perché tra le promesse, tra le cose che sono state raccontate, quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti. Il recente DEF, hanno detto loro che hanno sbagliato, stanno dicendo loro che i conti non tornano e stanno dicendo loro che c'è bisogno di cambiare politica economica, cosa che non hanno fatta. E io lo dico non in modo pregiudiziale, perché CGIL e CISL e UIL, prima di decidere di fare manifestazioni, abbiamo insieme costruito un documento, l'abbiamo consegnato al governo e abbiamo fatto proposte su tutto. Ma se hanno sbagliato così tanto, se promettono e non mantengono, se lo domanda mai come mai siano così popolari? Ma guardi, adesso vedremo quanto sono popolari, ma il mio problema non è se sono popolari o se non sono popolari. Io ragiono da sindacalista di chi rappresenta milioni di persone, di chi vuol rappresentare milioni di giovani che oggi sono precari, e siccome la maggioranza di questo paese è fatta di persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, quello che noi chiediamo è che ci sia la possibilità di essere ascoltati, di avere proposte che rimettano al centro il lavoro e un piano straordinario di investimenti. Le politiche che il governo sta facendo in questo anno sono politiche che, anziché ridurre le differenze tra nord e sud del paese, stanno aumentando le differenze e stanno peggiorando ancora di più la vita nel mezzogiorno del paese. Grazie Landini, buonasera.